Prima di procedere con un trattamento ad hoc, verificate di che tipo di parquet è fatto il vostro pavimento. Qui abbiamo due doghe, la prima è in legno naturale. Toccandola si avverte subito tutta la porosità e le piccole scaglie del materiale grezzo. La seconda è in legno verniciato, la superficie è perfettamente liscia, essendo coperta da uno strato protettivo. Vediamo come lavare quest'ultimo tipo di pavimento. Prendete Vinto Parquet e diluitelo in una bacinella d'acqua. Immergete un asciugamano nella bacinella e strizzatelo per bene in questo modo. Infine, passatelo sul parquet con uno spazzolone. Per proteggere la superficie del parquet ci vuole un trattamento specifico. Prendete un asciugamano, bagnatelo e strizzatelo a fondo. Ora versate la cera Splendiparquet in una bacinella senza diluirla e immergetevi l'asciugamano. Strizzate più volte la spugna per far assorbire la cera in modo uniforme. Poi piegate l'asciugamano e passatelo sulla superficie con uno spazzolone. A differenza di un normale panno, la spugna aderisce perfettamente al parquet, senza lasciare righe. Cercate di seguire un'unica direzione, così, evitando di passare più volte su uno stesso punto. Dopo un'ora vedrete che risultato. Utilizzando Splendiparquet ogni 3 mesi, avrete sempre un pavimento brillante senza bisogno della lucidatrice. Guardate, con questi due prodotti il parquet è tornato come nuovo. Per chiarimenti o domande scrivete su www.chiediloanuncas.it. Nuncas, la casa nel cuore.